Noi dobbiamo cercare in tutti i modi di trovare dei momenti comuni di ragionamento per fare in modo che quello che è possibile fare insieme, decidere e stabilire progettualmente insieme, poi venga portato ai tavoli dove il mondo delle professioni si tramuta in norme per il lavoro. La Will, insieme a CGIL e CISL, mette prima di tutto quello che riesce a mettere partendo dalle norme attualmente. Io voglio ricordare un elemento: i soldi di questo contratto sono sicuramente ed oggettivamente pochissimi, però, come dicevo, sono pochi o sono diventati anche molto pochi al di là del contratto nazionale, per il fatto che sono 10 anni che i soldi che erano all'interno dei fondi contrattuali, per quanto riguardava ad esempio le fasce, la RIA, venivano incamerati come risparmio aziendale? Cioè, noi abbiamo mandato in questi anni centinaia, migliaia di operatori in pensione e quei soldi che erano nei fondi sono stati incamerati come risparmio aziendale. Noi abbiamo ripreso la possibilità solo e unicamente dopo il 2017 e con il nuovo contratto di lasciare sia la RIA che i soldi dei lavoratori che magari stavano in di 3, di 4, di 5, di 6 all'interno dei fondi. Contiamo che questo sistema nel corso degli anni ci possa garantire delle risorse a livello aziendale che ci possano permettere anche di fare gli incarichi. Insieme a un aspetto che magari non è tantissimo, ma non neanche da poco, perché dal 1 gennaio del 2019 noi avremo 91 euro per ciascun dipendente presente al 31/12/2015, che ci assicurerà sicuramente di poter aumentare il numero degli incarichi, non solo di coordinamento, ma anche di natura professionale. Penso inizialmente più a quelli di esperto, perché abbiamo bisogno invece della definizione ultima dei master per poter dare quelle di specialista, però avremo anche dei altri soldi a disposizione. Andremo a chiedere qualcosa che ovviamente deve rispecchiare le norme attualmente che regolano il rinnovo dei contratti, ma forse qualche cosa in più quest'anno. Se noi dobbiamo passare a un modello e a un livello decisamente diverso da quello che vigeva fino a questo momento, con molta probabilità, con i soli soldi dell'inflazione, potremmo anche non farcela, e quindi andremo a quel tavolo speranzosi di trovare una controparte che in qualche modo si compenetri nella giusta valorizzazione anche economica di questi lavoratori.